In tutti gli umani eventi imparate a riconoscere e ad adorare la divina volontà. Care sorelle, cari fratelli, quest'oggi abbiamo la grazia di Dio, l'abbiamo appena sentito, di aver letto un passo famosissimo di Padre Pio scritto alla Raffaelina Cerase, una delle donne cosiddette di prima generazione, la quale gli aveva chiesto probabilmente con un'altra lettera di come poter compiere la volontà di Dio. È una domanda che si pongono in tanti. Papa Francesco credo che se la ponga ogni giorno, perché la voce di Dio non si ascolta direttamente e tuttavia tutti noi vogliamo compiere la volontà di Dio. La risposta che dà Padre Pio è stringatissima, l'avete sentita, eppure, come sempre accade per ossimoro, vuol dire per contrapposizione, più le lettere, le risposte di Padre Pio sono stringate, più sono profonde. Vado subito al dunque. Qui Padre Pio, rispondendo a Raffaelina Cerase, esibisce due insegnamenti che sono fondamentali per la nostra vita cristiana e che valgono allora come oggi. Bisogna ricorrere alla mentalità semitica, alla mentalità degli ebrei. Dio non parla solo per parole, innanzitutto. Dio innanzitutto parla per eventi. Anzi, la Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione dei Verbum, permettetemi la citazione, visto che devo sempre insegnare nella Pontificia Università Lateranense, dice che Gesù rivela il Padre gestis verbisque intrinsece interse connexis, cioè Dio rivela il Padre per gesti, prima, e parole, che sono tra loro intersecamente connessi. Quando guarì il cieco, Gesù, che cosa gli fece? Gli spalmò del fango sugli occhi e poi gli disse: va a lavarti e vedrai. Fece e disse. Anche nella nostra vita, care sorelle e cari fratelli, Dio ci parla attraverso gli eventi, attraverso ciò che ti capita come evento che mai ti saresti aspettato. Incontrare una persona che ti ha voluto bene, essere qui adesso davanti a Teleradio Padre Pio e ascoltare un povero frate che vale pochissimo, ma che forse può essere anche una voce di Dio e di Padre Pio per te. Insomma, ci parla per eventi. Ma quali eventi? Quello di bere un caffè? No. Sono quegli eventi che si innestano nella nostra storia, come per esempio è stato il passaggio del Mar Rosso, e che ci impongono una domanda. Che cosa è successo? Che cosa Dio ha voluto dirmi attraverso questo evento inaspettato? Che cosa ha voluto dire Padre Dio attraverso la guarigione a quel miracoloso, a quel giovane che ha procurato poi la canonizzazione di Padre Pio, se non attraverso questo evento, il fatto che Padre Pio sarebbe diventato il santo per antonomasia del XX secolo? Non mi stancherò mai di ripeterlo, non c'è nessuno, con tutto il rispetto degli altri santi, che abbia raggiunto una fama sanctitatis così grande, almeno nel XX secolo. Appunto, Dio ci parla attraverso dei fatti. Però il problema è come. E qui sporge il secondo dettaglio di questa lettera che abbiamo sentito di Padre Pio, con l'applicazione della fede fatta a parole nei nostri fatti. In breve, per compiere la volontà di Dio noi dobbiamo essere ben accorti a quanto ci accade nella nostra vita, sia che sia un fatto negativo, una malattia, sia che sia un fatto positivo, un innamoramento. Però dobbiamo applicare a questo fatto la nostra fede, quella che abbiamo ricevuto nel battesimo e dai nostri genitori, perché è la fede, ecco qui la parola, parole e fatti intrinsecamente connessi, che interpreta quel fatto come per te
un fatto di storia della salvezza, spingendoti a fare la divina volontà. Stringo. A tutti capitano dei fatti, anche ai non credenti, però per loro rimangono fatti completamente insignificanti, appunto senza senso. Per chi è credente invece lo stesso fatto, come potrebbe essere per esempio una grave malattia, se accettato con la parola applicata della fede, da fatto anche tragico di malattia, con la fede può diventare fatto di salvezza, cioè parola di Dio che parla, perché può trasformarsi addirittura in un miracolo di guarigione. Quante sono le guarigioni che ancora adesso avvengono qui a San Giovanni Rotondo, non in Alaska, a Lourdes, a Fatima, a Loreto, in tante altre parti del mondo, ma qui a San Giovanni Rotondo per intercessione di Padre Pio, proprio qui nella casa sollievo della sofferenza. Ecco, fratelli e sorelle, questo è il modo esatto per compiere la volontà di Dio in questa meravigliosa e stringata cartula che abbiamo sentito oggi in questo Buongiorno con Padre Pio. Tu puoi compiere la volontà di Dio prendendoti in carico dei fatti, osservandoli, meditandoli, contemplandoli. Applica la fede che ti è stata data dai tuoi genitori, che è una parola che tu dai a quel fatto, e vedrai che il tuo fatto ti parlerà di suo, dandoti quel messaggio di salvezza che tu ti saresti sempre aspettato per poter capire che Gesù Cristo è vivo sempre, ieri, oggi e anche domani.